Buongiorno, stiamo andando via da Key West e andiamo a Nepos, ma prima facciamo il giro delle altre isole Keys. Ciao camera di Key West. Ragazzi, stiamo vivendo il sogno americano, ossia auto cabrio, una macchina americana, una Ford Mustang. Siamo sulla Overseas Highway, cioè l'autostrada sopra il mare, perché questa autostrada è letteralmente sopra l'oceano. C'è il mare alla nostra destra, c'è il mare alla nostra sinistra e questa strada attraversa tutte le isole Keys. Noi siamo partiti dalla prima, che è Key West, e stiamo andando verso Nepos. Ci fermeremo a Marathon, che è un'altra isola delle Keys. Questo pezzo è spettacolare, ragazzi. Dopo circa un'ora di viaggio, partiti da Key West, siamo arrivati a Sombrero Beach su Marathon Key, quindi sull'isola Marathon, ed è molto carina, come potete già intuire dalle mie spalle. Siamo ripartiti da Marathon Key e stiamo andando a pranzo al Midway Café, che ci hanno suggerito essere un posto molto buono. Ragazzi, il paesaggio qua è qualcosa di unico. Sull'autostrada che collega Key West, diciamo le isole Keys, alla terraferma, ci siamo fermati in questo posto, si chiama Midway Café, molto bello, si mangia molto bene, posto ideale per le colazioni e per i pranzi. Qua abbiamo speso $30 per pranzare, due wrap, un piattino di hummus, un piattino, cioè abbiamo mangiato in due, ne è avanzato ancora così tanto, veramente porzioni esagerate, due Coca-Cola, adesso prenderò anche un caffè. Un posto molto colorato, alternativo, figlio dei fiori, insomma quello è lo stile, molto bello, fermatevi qua se passate da queste parti. Noi adesso ripartiamo, alla volta di Nepos, sono circa 3 ore di auto. Quanto Instagram questo posto, ragazzi? A proposito, seguitemi anche su Instagram, cercate HGugliero. Speriamo che sia la benzina. Ma dove vai? Scusa. Speriamo sia la benzina giusta. Non si capisce se è diesel o no questa macchina, non l'ho chiesto all'autonoleggio. Peraltro il diesel qua ha la pompa verde, quindi se uno si sbaglia rischia di fare benzina verde. Qua vendono tutto, come avete visto, il caffè te lo prepari te e lo paghi in cassa, poi ti puoi servire di varie cose da mangiare, vai in cassa, paghi, carta di credito ovviamente, non ti danno neanche la ricevuta, poi viene anche lo scontrino. Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Dopo 3 ore di navigazione stradale siamo arrivati a Nepos. Adesso abbiamo parcheggiato, stiamo andando al pier, perché in realtà a Nepos stiamo circa 24 ore, domani pomeriggio già ci spostiamo, domani pomeriggio andremo via e quindi abbiamo approfittato subito stasera appena arrivati senza neanche passare dall'albergo per vedere il pier. La città è molto bella, è grandissima rispetto a Key West, molto ricca anche, ci sono delle ville pazzesche, ristoranti, tutta la gente vestita bene. Noi siamo un po' barboni perché siamo arrivati dal mare, ma chi se ne frega, ci sta mettendo sotto. You feel the love in your heart, but you don't know what to say. Siamo sul pier. C'è molto vento oggi a Nepos. Fa un po' freddo anche. Allora, il pier è molto bello, peccato per il brutto tempo, c'è un vento pazzesco, qua già è più tranquillo. A me piace già Nepos, Attento. Stiamo per morire, ma noi siamo sulle strisce. Andiamo all'albergo? Sì. Andiamo all'albergo. I can't stand here all day, soon I'll look the other way, why can't you just be my... Questa è la camera, niente male, letto gigantesco, poltrona con puff. Io stasera non esco, rimango in camera, mi faccio portare la cena qui, andiamo al bagno. Ma che roba, c'è anche la doccia. Vabbè, doccia, vasca, questo è top. C'è anche una zona espresso.
Non male, non male come sistemazione per una sola notte purtroppo. Bene, siamo usciti a cena a Naples, nella via principale la Fifth Avenue è pieno di ristoranti, principalmente italiani. Non so come mai ci sono ristoranti italiani qua, forse perché Naples, Napoli, un sacco di... è molto italiana. Noi ci siamo fermati in un ristorante thailandese, asiatico, thai giapponese, ho preso una zuppa di miso e il pad thai. Era un po' cena asiatica. Capite perché in America c'è il concetto della doggy bag? Perché qua le porzioni nei ristoranti sono abbondanti davvero, quindi è molto probabile che tu non riesca a finire quello che hai ordinato e te lo porti a casa perché l'hai pagato. Stiamo passeggiando per la quinta di Naples, che è la via principale, ed è effettivamente un susseguirsi di ristoranti di livello, belli, agenzie immobiliari con prezzi in vetrina, come dire, da super ricchi. Non c'è niente sotto i 5 milioni di dollari. Esatto, ci sono vetrine, sì, negozi di opere d'arte, principalmente gallerie d'arte, quindi un cittadino medio è un cittadino più che benestante, diciamo, medio-alto. Cosa ci facciamo noi qua? Non lo so, però... Noi andiamo al mare domani. Noi siamo qua per andare al mare, andiamo, perché dicono che sia bello, quindi... Io direi che vi saluto, buonanotte, ci vediamo domani.